Io credo che dopo un anno e mezzo circa si può esprimere un giudizio su un calciatore, che poi bisogna fare molta attenzione perché, prendo l'esempio Vedat Muriqi, un giocatore può non adattarsi a un tipo di calcio, ma non essere scarso. Muriqi alla Lazio non ha funzionato. Non ha funzionato perché la Lazio giocava un calcio poco adatto alle caratteristiche di Vedat Muriqi. Andato al Mallorca, Muriqi ha dimostrato di essere quell'attaccante che la Lazio sperava di avere. Ma le cose non sono andate. Con Toma Basic magari è lo stesso problema. Ovvero, il giocatore non è scarso, non è mediocre, semplicemente non è adatto al calcio di Sarri. E forse, ancora una volta, potremmo aver ragione. Perché ce l'ha spiegato Iglitare all'arrivo di Basic. Disse che questo giocatore la Lazio lo ha preso l'anno prima, poi per colpa del Covid la Lazio non aveva avuto le possibilità economiche per completare l'acquisto e quindi l'anno dopo Tare lo ha preso come promesso. Ma quindi se Basic era stato preso l'anno prima, era stato preso per il 3-5-2 di Inzaghi. Magari nel 3-5-2 di Inzaghi Basic avrebbe fatto bene, magari Basic avrebbe dimostrato realmente il suo valore. Invece nel 4-3 di Sarri le cose obiettivamente stanno andando male. Mi sembra che dopo un anno e mezzo di Lazio possiamo dire che l'esperimento Tomas Basic è stato un fallimento. Quest'anno Basic ha giocato, pensate, appena poco più di 500 minuti fra Serie A e Europa League. Molto poco, e il suo apporto è stato praticamente invisibile. Perché quest'anno, nei 562 minuti dove ha giocato, Basic non ha fatto né un gol né un assist. Poco o niente. È vero che in 560 minuti non è che puoi fare tanto, però una volta che parti titolare, e Basic quest'anno è partito 4 volte titolare, qualcosa puoi fare. E invece tutte le volte in cui Basic è partito titolare non ci ha mai convinto, non c'è stata una partita in cui abbiamo detto ecco, Basic bene però. Ed è questa la cosa che deve far riflettere. Primo anno potevi dire che si doveva adattare, che doveva passare dal calcio francese, molto diverso rispetto alla Serie A, al calcio di Maurizio Sarri, molto più tattico, molto più tecnico. E per assurdo, la sua miglior partita alla Lazio, secondo me, è stata la sua prima, quando a sorpresa giocò titolare in Lazio-Inter, ve la ricorderete, la prima partita di Inzaghi in casa della Lazio da allenatore dell'Inter. La Basic fece molto bene. E secondo me Sarri lo utilizzò anche bene, ovvero serviva la fisicità di Basic per contrapporsi alla fisicità del centrocampo dell'Inter. E Basic fece bene. Ecco, è strano pensare che Basic ha fatto meglio lo scorso anno, che teoricamente doveva essere l'anno di adattamento, piuttosto che quest'anno. E non parlo solo di numeri. Sì, lo scorso anno Basic ha fatto 2 assist in Serie A e un gol in Europa League. Ma in generale le prestazioni di Basic sono state, secondo me, migliori lo scorso anno. Ripeto, la partita d'esordio da titolare contro l'Inter è forse una delle sue migliori in casa della Lazio, con la maglia della Lazio. Ci sono state partite dove Basic ha fatto bene, penso anche quando è entrato contro l'Udinese, quella partita incredibile che la Lazio pareggiò 4 pari, fece l'assist su punizione. Ecco, io non dico che Basic non ha le qualità per fare bene, dico che con la Lazio non le sta tirando fuori. A mio avviso uno dei problemi è che Pasic è molto simile a Milinkovic-Savic e i due si calpestano i piedi e ovviamente la qualità di Milinkovic-Savic oscura un po' quella di Pasic. Pasic dovrebbe essere l'alternativa a Milinkovic-Savic, ma quasi mai l'ha fatto. E ovviamente Sarri non può mettere in panchina Milinkovic-Savic per un giocatore che onestamente non merita di avere una chance. Per questo temo che
l'esperienza di Basic alla Lazio sia da terminare il prima possibile. Credo che o Sarri trova una soluzione al giocatore, potrebbe essere quella di Play davanti alla difesa, visto che ha provato Vecino, sta provando Cataldi, magari potrebbe provare anche Basic. Oppure di usarlo come pedina di scambio. Sappiamo che Sarri vuole Ilic, beh, proviamo a inserire Basic nella trattativa, magari fare uno scambio di prestiti. La Lazio prende Ilic e diamo Basic al Verona. E vedere come va, magari Basic si rilancia al Verona e la Lazio trova mercato per il giocatore. Perché, onestamente, e scrivetelo nei commenti se siete d'accordo con me, però direi che Basic non ha convinto, è ormai un anno e mezzo. Mi sembra difficile che uno dopo un anno e mezzo così così improvvisamente esploda. Lo stesso Luis Alberto, che il primo anno alla Lazio non fece bene, esplosa all'inizio secondo anno, non dopo un anno e mezzo. Per cui, con dispiacere, perché io credo che Basic abbia delle qualità, che Basic sia un giocatore con potenziale, però evidentemente non si trova con Maurizio Sarri. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Potrebbe essere le richieste tattiche di Maurizio Sarri, potrebbe essere che il campionato italiano è troppo tattico per un giocatore più fisico. Non lo so. Non dico che Basic sia scarso, dico che con la Lazio le cose non sono andate. A un certo punto bisogna fare un bilancio. Magari un anno e poco, un anno e mezzo, direi che è abbastanza per decifrare un giocatore e valutare la stagione. L'esperienza di Basic alla Lazio direi che non voglio dire fallimentare, però sicuramente non positiva. Sicuramente l'investimento, che poi è stato anche abbastanza importante, no? Della Lazio per Basic, non ha dato i suoi frutti. Basic non è quel giocatore che purtroppo la Lazio sperava di avere, no? Basic forse era stato preso come vice, come sostituto di Milinko Savic, e invece Milinko Savic non è andato via e Basic non ha guadagnato terreno. Per cui questi 7 milioni spesi per Basic possiamo dire tutto sommato che non è che sono stati sprecati, ma sicuramente non hanno portato a casa l'apporto sperato. E questo pesa sia sul bilancio che sulla rosa. Per questo dico che la Lazio dovrebbe cercare di piazzare Basic a gennaio, trovare una soluzione, ripeto. Se Sarri vuole Ilic, piazziamolo nella trattativa con il Verona, cerchiamo uno scambio di prestiti e troviamo una sistemazione a Basic che mi sembra che non sia da Lazio, meglio, che nella Lazio di Sarri non abbia trovato il suo ruolo, la sua posizione.